Buongiorno cari telespettatori, ci hanno rubato la tazzina e quindi noi corriamo ai ripari e andiamo subito al bar dell'ausiliatrice, qua all'ombra di Valdocco, all'ombra della Basilica e andiamo a parlare della bella città di Torino, lo facciamo grazie a Giuseppe Russo, direttore del Centro in Audi Giuseppe, buona giornata, benvenuto Buona giornata a te, grazie eh, questo sabato, quindi siamo proprio vicini, uno dei momenti importanti del centro in Audi, ma non solo, proprio di tutta la città di Torino, verrà presentato il ventiduesimo rapporto rota, dal titolo quest'anno Un anno sospeso. Allora, se qualcuno si fosse perso, la prendo un po' larga, eh, ma giusto, eh, se qualcuno si fosse perso cos'è il rapporto rota ce lo puoi brevemente raccontare e, e, e soprattutto in 22 anni qual è stata l'importanza per la nostra città? Ma il rapporto rota è un eh, intanto è, è, è basato su un gruppo di ricercatori che dall'origine ha avuto naturalmente un rinnovamento, ci sono degli innesti ma ci sono anche delle, delle continuità che tutto l'anno studia la città con lo scopo di non solo eh, raccogliere e mettere a disposizione eh, i dati che sono pubblicati ma anche di cercare dati che normalmente non sono pubblicati e che quindi completano rispetto alla normale immagine statistica che si avrebbe della città eh, la fotografia eh, diciamo statistica del, 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 dell'area. Della, dell eh, con eh, due obiettivi, il primo è appunto eh, quello eh, di, eh, di, di analizzare, studiare, il secondo però è anche quello di dare uno strumento informativo che tutto l'anno eh, viene aggiornato, infatti eh, sabato noi presentiamo la ventiduesima edizione del rapporto, ma il rapporto grazie al lavoro continuo dei ricercatori eh, vive tutto l'anno su un sito che si trova sul centro di Nardi, su, quindi sul sito del, del rapporto, un sito specializzato dove le statistiche e i dati vengono aggiornati continuativamente. Quindi l'idea è, è un rapporto diagnostico, adesso poi posso aggiungo una cosa, è un rapporto diagnostico, quindi non è un rapporto politico, non dà gli indirizzi alla politica che è una funzione che riguarda appunto un, altro, un altro mondo, ma è un rapporto diagnostico con eh, l'obiettivo di approfondire e, e di divulgare il fatto che ci sia una storia di 22 anni fa sì che ormai questi dati si sono sedimentati e si possono leggere le traiettorie perché non c'è più, più solo la fotografia ma c'è il film ma Abbiamo il film. E questo eh, film verrà raccontato sia nella foto che nel film proprio sabato qui eh, a Valdocco, nella Sala Sangalli, a partire dalle ore 10 con un parterre sia degli studiosi ma anche delle autorità economiche e civili importanti. Tra l'altro, piccola nota: sarà disponibile l'evento eh, in diretta su Piemonte, Più quindi un canale dell'emittente eh, Rete 7, su cui eh, fortunatamente noi trasmettiamo tutti i giorni. Un anno sospeso, questo è il titolo di questo, di questo rapporto. Eh, in questo titolo si lascia intravedere, come dire, un colore principale della fotografia? Ma ehm, il titolo potrebbe sembrare non particolarmente originale, ma come nella tradizione del rapporto cerchiamo di essere i più possibili oggettivi ed è stato un anno di sospensione pensiamo per la cultura per la scuola per le attività produttive per alcuni settori produttivi che hanno avuto una sospensione dell'attività quasi totale e quindi anche per la stessa mobilità e quindi era il caso di eh, verificare se eh, quello che ogni tanto ci raccontiamo, e cioè che siamo stati resilienti come comunità nazionale, questo vale anche a Torino. Ma eh, se mi chiedi se c'è un particolare colore, ecco, nel, nel rapporto c'è un, uh, un, un capitolo che parla dei piani per il futuro, non i piani che fa il rapporto, ma i piani che hanno fatto le istituzioni, che stanno facendo le istituzioni, anche lo stesso PNRR per vedere no, a che punto è la progettualità sull'area e dal, adesso non svelerò i contenuti, se no voglio dire... Le eh, persone se no non uno rigole, non deve no, partecipare. Esatto, non Però eh, il, la, una progettualità eh, esiste, quindi se tu mi chiedi se sono... Più ottimista uh, o più pessimista su che cosa succederà dopo, eh, io penso che eh, abbiamo ragioni per pensare che eh, al di là dei punti di debolezza che esistono, comunque eh, la progettualità c'è e quindi si tratterà poi di farla funzionare. Oh, Giuseppe, in questo momento un bravo intervistatore dovrebbe lasciarti il tempo di prendere il caffè, se no si, si fredda no? e in questo caso dovremmo andare io... alla ricerca del sì. caffè sospeso, ecco. come, come da qualche parte d'Italia eh, succede ed esiste. E, sospensione, resilienza, e quali sono i principali asset, i principali focus che fa il rapporto rota qualcuno ce l'ha indicato la mobilità, la parte economica la cultura, eh, in questo caso di quante facce si compone questo ventiduesimo rapporto rota? ma siamo andati a vedere abbiamo chiesto ai ricercatori di dare un'occhiata proprio eh, alla eh, parte construence della, della, della pan, del, del post pandemia la parte construence è fatta ha delle indicazioni chiare che ci sono arrivate dall'europa che parlano di appunto di, di digitalizzazione e di eh, economia verde e di transizione verde eh, quindi c'è una particolare attenzione esattamente a, a questo c'è una particolare attenzione ai temi eh, della, eh, che sono richiamati che sono che sono agli, sugli orientamenti del, del, dell'Unione Europea, poi recepiti nel piano nazionale eh, di ripresa e resilienza che l'Italia ha presentato e, e di cui ha avuto l'approvazione. Quindi questi sono eh, chi viene potrà in qualche modo eh, addentrarsi non tanto nel PNRR di cui... Non sappiamo tutto perché non è, è in corso di, voglio dire, non dico di concepimento, ma di è in corso di costruzione, ma certamente dei settori su cui il PNRR si occupa, eh, quindi siano essi eh, mobilità, verde, rifiuti, economia circolare, eccetera, questi sono, sono alcuni degli ambiti forti che, eh, che abbiamo toccato. Beh, in, in questo luogo almeno una o due domande sono, sono d'obbligo no? quindi un'attenzione ai giovani e, e quindi se penso ai giovani penso alla parte relativa al mondo dell'educazione, al mondo anche della cultura e poi delle offerte del lavoro, dell'inserimento dei giovani nel mondo del, del lavoro e, quali squarci lascia il rapporto rota sul mondo di Torino e i giovani? ecco um, eh... A parte che bisogna venire a sentire, eh, eh, ahimè sono, questo è uno dei diciamo, nodi che eh, sono venuti al pettine, cioè eh, anche se eh, comparandoci, cioè facendo delle classifiche, la città non è mai al fondo della classifica in quasi nessun aspetto, cioè è sempre una città rispetto alle altre città metropolitane o aree europee più o meno a metà classifica, il che significa che qualcosa sta succedendo, perché se sono a metà classifica vuol dire che eh, sto concorrendo per, per, eh, con, per, per essere in gara, ma, ma nel campo dei giovani. È questo Visto il colore del tuo maglioncino eh. mi verrebbe un paragone calcistico, ma lo evito a questo eh. punto, no, <ride> e è, mi interessa eh. la parte dei giovani. No, dicevo, eh, da, dal, punto, dal punto di vista appunto, dei, dei giovani ab abbiamo alcuni punti di debolezza perché eh, in realtà il livello di formazione acquisita eh, non è ancora sufficiente per diciamo, assecondare completamente la transizione, l'innovazione, la crescita del valore aggiunto per addetto, quindi no, non siamo ancora ad un livello auspicabile. Eh, e anche dal punto di vista degli adulti, perché una delle modifiche, secondo me, o secondo noi, strutturali eh, che vivremo è quello che in formazione ci dovremo stare sempre, perché il, il progresso è accelerato e quindi non si può vivere tutta la vita con la formazione. Non possiamo eh, vivere giovanile. di rendita. E anche gli adulti in formazione non sono, diciamo, quelli che ci si aspetterebbe da un'area un che vuole appunto. Passare la metà classifica e eh, diciamo tornare, tornare in cima. Ah, altra domanda d'obbligo, tra l'altro, curioso il fatto che quello che dici verrà poi raccontato nel luogo di Don Bosco, quindi c'è anche un, un luogo che sì. eh, si abbina con i, con i temi trattati. L'aspetto della povertà è, è, è un'altra domanda in cui, che nasce quasi dalla terra che stiamo, che stiamo calpestando in questo momento. E, c'è un'immagine di, di sofferenza eh, della città di Torino, è una domanda ovviamente, eh, rispetto a, agli aspetti di famiglie eh, piuttosto che fasce della società che, su cui la povertà ha, ha colpito maggiormente? Eh, la, la risposta qui è, è, è complicata, è, è complicata dal fatto che... Eh, la povertà c'è e eh, si è accresciuta. Eh, Torino ha il vantaggio e la fortuna che, in particolare per il terzo settore, ha sempre avuto una buona attenzione eh, verso, verso, verso questi problemi. Quindi, eh, anche qui eh, la fotografia presenta dei chiaroscuri e quindi, eh, è, è non è una fotografia eh, tutta, tutta in scuro. Um, il, il punto fondamentale è che eh, la città deve crescere tutta perché se cresce tutta anche questi fenomeni verranno, verranno a nostro avviso riassorbiti e tra l'altro uno dei rischi della, del, della povertà è che la povertà normalmente non solo si concentra ma aumenta, aumenta le differenze quando tocca in particolare eh, fasce di persone che sono in età attiva e che quindi sono preziose per un tessuto che ne ha ancora ne ha troppo poche, cioè non abbiamo, abbiamo un, un, un tasso di attività ancora basso, troppo basso, rischiamo di perdere popolazione invece di, eh, tra virgolette, attrarla. Quindi eh, i, i, più saranno rapidi i rimedi e meglio sarà, se no avremo una... Perdita di risorse nel momento in cui invece ci sarebbe utile attrarle. In una fotografia c'è sempre un dettaglio che colpisce. Non vogliamo svelare troppo perché eh, c'è sempre un particolare. Non per forza è il tema principale della fotografia, ma un qualche cosa che dice: Oh, tu guarda che cosa ho trovato nella fotografia. Nel approcciarti per la prima volta questo rapporto rota, quando ti è stato presentato, nello studiarlo, eccetera, eh, l'aspetto che ti ha colpito maggiormente? Ma io torno, torno sui giovani, a me è dispiaciuto, voglio dire, per me è stata quasi una, 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 una ferita vedere che eh, anche noi abbiamo avuto un calo dei punteggi in Valsi, è eh, quasi pari a quello di, di città che hanno avuto più giornate perse di, di istruzione. Noi abbiamo avuto il 26% di giornate perse di istruzione è un calo di punteggi invalsi alto. E, e quindi anche, anche su questo, questo è, un, è uno degli elementi che non consideriamo perché della pandemia abbiamo eh, spesso considerato eh, ciò che abbiamo visto con i nostri occhi e quindi quello che abbiamo toccato, gli effetti di lungo periodo eh, ci sono e, e gli effetti di lungo periodo non, non li vedi subito. Invalsi è utile perché eh, ti dà un'idea del di, di de, de perché per esempio eh, la pandemia va sconfitta completamente, del perché, perché non ci possiamo permettere di fermare attività come quelle della, gio del, 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 della scuola perché costruiscono la società del, del, del futuro. E quindi e quindi questo, eh, questo mi ha, mi ha colpito. E ovviamente tutto il resto lo potremo vedere, ascoltare. Eh, sabato, proprio a pochi metri da dove stiamo trasmettendo, in questo momento, chi saranno i protagonisti di questa, di questa giornata? Chi ci sarà a raccontarci il rapporto Rota? Ma ci saranno i ricercatori, adesso non li nomino uno per uno. Ci saranno i ricercatori, e, 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 e con una diciamo. Sapiente moderazione professionale e, e ci saranno a discutere, diciamo, i, non i testimoni, ma i protagonisti, eh, anche politici della, della città. Quindi questo è un rapporto che, eh, diciamo, merita di essere discusso a quel livello lì. Giuseppe Russo, beh, direttore del centro in audi Grazie ovviamente della Porta Rota, ne parleremo ancora sicuramente in un altro caffè, in un'altra occasione come questa e poi sarà disponibile sia nella diretta, quindi sui canali social del Centro in Audi, eh, sia anche in televisione grazie a Piemonte Più, il 110 del Digitale Terrestre. Grazie ancora, buona giornata grazie. a te e buona giornata a tutti voi cari telespettatori.